Buonasera, ben ritrovati. Appuntamento classico del lunedì con Dilettanti per dire, tante immagini, tante interviste, tanti spunti in questa puntata. Nella prima parte sono con noi Pier Giuseppe Fornara. Ciao Pier Giuseppe. Ciao Daniele, buonasera a tutti. Insieme a lui Franco Soncin. Ciao Franco. Ciao Daniele, buonasera a tutti. Parliamo subito dei risultati simbolo in Serie D in eccellenza e chiedo questo a tutte e due. Tra poco lo vedremo, lo Sporting Bellinzago davanti a tutti in Serie D può arrivare fino in fondo, la prima domanda? Certamente che può arrivare fino in fondo. Può arrivare fino in fondo perché conosco molto bene la società, è una società seria, è una società organizzata, una società che negli ultimi anni ha saputo arrivare così, vincere e andare in questa categoria, ma certamente non è impreparata. Il fatto stesso che ha fatto una squadra, a mio avviso, con equilibrata, una buona squadra, quindi ha tutto per arrivare in fondo. Franco? Sì, sì, io l'ho vista già due volte, sono convinto anch'io che lotterà per, addirittura per vincerlo il campionato. Bisogna vedere sto Cuneo, che dicono che sia superiore, però domenica vediamo. Domenica ci sarà proprio lo scontro diretto tra Cuneo e Sporting Bellinzago. Pier Giuseppe, poi io credo che se lo Sporting dovesse rimanere nei piani alti della classifica, conoscendo il patron, conoscendo la società, non è escluso che magari un paio di tasselli possa anche andare a inserirli nel mercato di dicembre. Assolutamente, anche se ha una rosa importante, non dobbiamo dimenticare che ha una coppia centrale come Ghedini e Tos, che a mio avviso sono tra i migliori della categoria, ha un portiere molto bravo, giovane ma molto bravo, e ha un Lucio Ciana, non trova posto in mezzo al campo con Rossi, con Rebecchi, con Montingelli, quindi è un centrocampo di valore, ha un attacco dove Massaro ha sempre fatto valanghe di gol. È vero che è esordiente in questa categoria, ma io sono convinto che arriverà anche in questa categoria in doppia cifra. Mazzini, che ho incontrato parecchie volte quando allenavo in interregionale, è un giocatore importante, un giocatore che ti fa gol, è un giocatore che ti crea anche degli spazi e degli assist per l'altro attaccante, quindi ha tutto per arrivare in fondo, per fare molto bene, e come dicevi tu, il presidente Massaro non lesinerà se ci sarà bisogno in futuro di qualche ritocco. Franco, credo che quello che abbia detto adesso per Giuseppe, cioè il fatto che Kötting possa tenere in panchina Ciana. Il giocatore che a me piace nel mondo adesso, quando starà bene, Rebecchi, non dimenticare. E ieri ha fatto la giocata decisiva, l'ha tenuto fino al 90esimo. Rebecchi, che a me insomma è un giocatore, ha giocato anche in Serie A, magari una o due partite, però è un bel giocatore, se si riprende dall'infortunio. Insomma, ieri nel panchino dello Sporting c'erano Crea, che è uno dei giovani secondo me più interessante e sarà utile nella stagione in corso. C'era in panchina Ciana, c'era in panchina Ciappellano, giocatori che probabilmente sarebbero titolari in tante altre squadre. Prima di vederci la partita vi faccio invece la domanda sull'altra squadra che noi seguiamo, vale a dire il Borgomanero. Parlavamo di solidità societaria a proposito dello Sporting. Il Borgomanero ha vissuto un'estate particolare, con alcuni nuovi ingressi, con un possibile ritorno del presidente, vale a dire di Bacchetta. Chiedo questo: quanto influiscono queste situazioni anche nello spogliatoio, nella squadra? Ieri ha perso 3-2 a Caronno, sfiorando anche il 3-3, sarebbe stata una rimonta clamorosa perché il Borgo perdeva 3-0 sui piedi di Tiboni a 5 minuti dalla fine, la palla del 3-3. Dicevo, quanto comunque influiscono queste situazioni non chiarissime fuori dal campo, per Giuseppe e poi Franco? Ma guarda, intanto il Borgomanero è una squadra giovane, ma le vicissitudini così della società ultimamente non le conosco. Io non ho mai visto la squadra quest'anno, quindi non mi permetto di dare nessun giudizio. Franco? Eh sì, non l'ho visto. Però sei di Borgomanero, dopo ti stuzzico perché sei di Borgomanero. Io non l'ho visto neanche io a Borgomanero, però so che ha fatto una squadra di giovani, bisogna aspettare, dargli il tempo anche all'allenatore che non ha mai fatto questa categoria come allenatore, bisogna vedere un attimo, bisogna aspettare ancora un po' di domeniche per giudicare. Pier Giuseppe, tu sei di Borgomanero, cosa manca a Borgomanero città per rinnamorarsi del calcio? L'anno scorso sembrava che qualcosa fosse cambiato. Quest'anno invece sono andato a vedere un paio di volte, di nuovo poca gente, poco entusiasmo. Ma guarda, diventa difficile dirlo, perché se lo sapessi magari darei dei consigli a quelli che da anni gestiscono questa società. Quindi, siccome non conosco le problematiche del Borgomanero, non saprei proprio darti una risposta. Franco, secondo te cosa manca? Manca quello che manca a Verbania, una società che, come posso dire, tipo Bellinzago, come ha detto Pinuccio prima. Manca la società,
perché ogni anno anche lì, una volta il presidente uno, una volta l'altro, e non riesce a costruire per me una società così. E secondo me si potrebbe fare bene a Borgomanero, perché insomma anche le potenzialità economiche come città, come indotto ci sono, Pier Giuseppe? Certamente, beh, questo l'indotto lo conosco molto bene, anche perché oltre così a fare l'allenatore, la mia professione mi porta a conoscere diverse persone nel mondo del lavoro. Però, ripeto, diventa difficile sempre dare dei giudizi, anche perché se non sei interessato e quindi se non sei parte interessata, non sai i veri problemi che avvolgono questa società da anni. Andiamo a vedere lo Sporting, poi faccio ancora una riflessione sul Borgomanero, però ci vediamo questa vittoria all'ultimo secondo contro un'ex squadra di Pier Giuseppe Fornara, il Dertona. Lo Sporting Bellinzago è incredibilmente primo in classifica da solo nel campionato di Serie D dopo 4 giornate a punteggio pieno. Anche contro il Dertona la squadra di Kötting non si è fermata. Il gol vittoria di Mazzini al 42esimo della ripresa di testa. Una partita che sembrava destinata allo 0-0 nel primo tempo. Parte meglio la formazione ospite che dopo 3 minuti sfiora il gol del vantaggio, ma Gilardi è attento su Baudinelli. Al primo affondo lo Sporting sfiora il vantaggio. Al 13esimo un rimpallo favorisce Mazzini che serve Massaro, bravissimo a girarsi in un secondo. Il suo tiro dai 20 metri sfiora il palo alla sinistra di Ferraroni. Al 34esimo ancora Massaro se ne va in progressione, ma la sua conclusione è ribattuta in angolo dalla schiena di un avversario. Al 48esimo in pieno recupero grande chance per Rebecchi che da ottima posizione però non inquadra lo specchio della porta. Il secondo tempo non vive di emozioni, c'è solo al 13esimo una chance per Ghidini sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La conclusione del numero 6 dello Sporting che aveva segnato mercoledì a Borgosesi a termina alta. Poi più nulla fino al 42esimo, Rebecchi grande sventola di sinistra dai 25 metri, Ferraroni ci mette i pugni, sulla ribattuta arriva Mazzini che di testa fa 1-0 e regala come detto il primato solitario allo Sporting. Dunque abbiamo visto le immagini, lo diceva prima Franco, avere dei giocatori che possono cambiare la partita da un momento all'altro, sentiremo poi Kötting e Torino, io ho seguito la partita e la mia riflessione era che Rebecchi non ne avesse più, aveva giocato un ottimo primo tempo, nel secondo tempo non aveva toccato quasi un pallone, quindi io credevo che ci potesse essere il cambio di crea. Kötting ha tenuto Rebecchi fino alla fine e si è inventato il gol, nel senso che è arrivato appunto come abbiamo visto dalla sua prodezza, questo è anche, ha avuto ragione Kötting, poi glielo dirò Pier Giuseppe, no? Ma guarda, intanto mi fa piacere dei risultati del Bellinzago anche per l'allenatore, per Giovanni Kötting, che ci conosciamo da anni ed è una persona che stimo. È logico che un allenatore, prima di togliere un giocatore come Rebecchi, che è il classico giocatore che in qualsiasi momento, anche magari se affiora la stanchezza, ti può risolvere con una giocata magica un risultato. Così è stato ieri. Poi la conclusione ha finalizzato Mazzini, però un giocatore troppo importante, prima di toglierlo, sai, l'allenatore ci pensa 3 volte. Non abbiamo sentito Banchieri, però ho sentito che faceva delle dichiarazioni al sito del Dertona, lamentando l'arbitraggio, lamentando un po' come il Dertona in queste prime 4 giornate a suo giudizio sia stato penalizzato. Ieri ho visto la partita, francamente non so a cosa si riferisse, perché il gol era regolare, Mazzini è partito da dietro. L'arbitro non ha inciso minimamente sul risultato, forse ha messo un po' le mani avanti. Tu conosci bene l'ambiente di Tortona, perché a fine partita i tifosi non erano molto contenti, hanno chiamato la squadra a parlare, insomma, quindi è stato forse mettere le mani avanti, Pier Giuseppe? Guarda, io dell'ambiente di Dertona posso solo parlarne bene, tant'è che avevo legato anche con i 200-300 ultra, che a mio avviso in tutte le società, in tutte le squadre sono un po' il valore aggiunto. Non conosco Banchieri, ma certamente, non ho visto la partita del Bellinzago ieri, il gol per me è regolarissimo, quindi non vedo dove possano così esserci dei reclami da parte dell'allenatore, però non conosco la situazione Dertona Banchieri, quindi mi permetto solo di dare dei giudizi sul gol del Bellinzago ieri, che era regolarissimo. Vi chiedo questa riflessione, Franco, e poi anche te per Giuseppe, però perché gli allenatori sempre quando vanno male le cose si attaccano degli episodi? Cioè è giusto attaccarsi degli episodi quando se ne ha dei motivi, cioè nel senso che magari, se c'è un rigore non dato, se c'è un gol, magari se c'è un arbitraggio non era riferito alla partita di ieri, però sai, quando prendi gol al 90esimo, un gol
un po', per me ci può stare anche l'errore del portiere, perché la sta palla l'ha alzata. Sì, però l'ha parata bene sotto la traversa. Però sai, di solito il portiere o la mette... Se tu dici poteva respingere di pugno. Dare la colpa all'arbitro, se come si chiama, quello che ha fatto gol era lì, ma comunque quando è partito lui è entrato. Infatti sono d'accordo, però dico quest'alibi, insomma, si parla sempre di misurare i toni, di non fare accuse, però già la quarta giornata cominciamo con questa filippica, io ripeto, l'ho sentita, mi è sembrata eccessiva e soprattutto si alzano già i toni, ripeto, dopo quattro giornate, mi immagino alla trentesima per Giuseppe. Guarda, voi allenatori certe volte magari il timone dovreste tenerlo un po' più dritto, no? Certamente hai detto una cosa giusta, è un po' insito negli allenatori dare così delle giustificazioni. Come diceva il direttore, prendere gol al 90esimo, questo ti brucia, per l'amor di Dio. Però io ti posso dire che anni fa perse un campionato al 93esimo, non una partita, contro l'Ivrea di Brucato, gol di Pisassale, quando vinse il Verbania. Io ero assurdo, no? E quindi ti ho detto, non una partita, perso un campionato. Però ho fatto un'analisi tranquilla, senza cercare mezze le scuse, e devi andare avanti anche perché dopo chi vede la partita e chi sente questa analisi poco felice ti costruisce anche un personaggio un po' così ambiguo. Assolutamente. Prima delle interviste rivediamo la classifica, voglio fare due riflessioni con voi, due filosofie diverse per lo Sporting e per la Pro Settimo, però risultati uguali in questo momento, nel senso che la Pro Settimo di fatto ha tenuto la stessa rosa dello scorso anno, aggiungendo Dalla Costa, che ieri ha fatto la doppietta decisiva nella vittoria in rimonta della Pro Settimo, ed è lì con tre vittorie consecutive a 9 punti. Lo Sporting invece ha cambiato tanto nell'11 base, però due squadre che provengono dall'eccellenza, secondo me il salto tra eccellenza e Serie D non è quel salto che c'è tra promozione e eccellenza, e tu Pier Giuseppe lo conosci bene, cioè nel senso è più facile passare dall'eccellenza alla Serie D piuttosto che dalla promozione all'eccellenza, mio personalissimo giudizio, specialmente per due squadre come Sporting e Pro Settimo che l'anno scorso hanno dominato. Hai detto una cosa giusta, allora per quanto riguarda lo Sporting, anche se è cambiato parecchio nella squadra, e la Pro Settimo che invece ha mantenuto l'organico con Della Costa che insomma non ha bisogno di presentazioni, io credo che era un po' l'anno scorso che erano fuori concorso. Cosa voglio dire? Erano due squadre già di categoria superiore che hanno fatto un campionato a sé. Per quanto riguarda il salto dalla promozione all'eccellenza, l'ultima volta che ho andato in promozione è tantissimi anni fa, però parlando con altri allenatori mi dicono proprio che dalla promozione, proprio nella categoria, nel calcio, il salto più grande è proprio dalla promozione all'eccellenza. Franco? Sì, è qui da vedere, no? L'anno scorso hanno ucciso il campionato, come quest'anno sarà. Tocchiamo per il Gozzano, che farà campionato a sé, pensavo l'Orizzonte, ma niente, parliamo dopo. Mentre dalla promozione all'eccellenza, parlavo prima con Pino Fuori, vediamo Biogliese, vediamo quelle che sono state promosse, dicevo Chieri, San Giacomo Chieri, quell'altra che ha vinto, l'unica è Casale che ha rifatto la squadra. Gli altri tre sono nei bassi fondi, sono certo. In fondo. E una riflessione anche sul Borgo Sesia. Insomma, mercoledì ha perso questo turno in fase settimanale con lo Sporting. È chiaro che non è facile ogni anno cambiare, ha cambiato soprattutto davanti, senza più Guidetti, stiamo vedendo quello che sta facendo in eccellenza a Gozzano, è rimasto abbastanza inalterato il centrocampo, dietro ha cambiato tanto, davanti ha cambiato tanto, io credo che poi il lavoro di Manzo, come ogni anno, verrà fuori nelle prossime settimane. Ieri comunque un pareggio in Liguria, che non è mai facile strapparlo, su un campo difficile contro l'Armalitaggia, che è vero che magari a nomi non è una corazzata, però insomma fa sempre la guerra sul proprio campo. Pino e poi Franco. Beh, certamente, guarda, ero presente alla partita di mercoledì, intanto il Borgo non ti ho visto. No, ero presente. Se vuoi ti faccio l'analisi dal primo minuto al 93esimo. Comunque ero proprio con Franco. E nel primo tempo il Borgo Sesia fatto molto bene e ha trovato il portiere del Bellinzago, che in due o tre occasioni è stato fondamentale. E poi si sa, il Bellinzago, insomma, come dicevo prima, Rossi non mi stupisce il gol che ha fatto da
da 25 metri e poi ha dei giocatori appunto come Rebecchi, come Mazzini, come Massaro che in qualsiasi momento ti possono cambiare la partita. Certamente il Borgosesia è un Borgosesia giovane, è un Borgosesia che tutti gli anni vuoi il direttore sportivo che sta lavorando molto bene, vuoi l'allenatore che ho avuto modo anche di seguire per una settimana di lavoro, d'allenamento, senz'altro uscirà il lavoro, però sai, senza un terminale come Guidetti, che quando magari la squadra in alcune partite è in difficoltà, si carica lui sulla spalla della squadra e ti può risolvere la partita. No? Certamente non bisogna togliere merito a Gasparri e a Piracini, che a mio avviso faranno molto bene, però ha bisogno di tempo per poter esprimersi. Poi ci vediamo davvero le interviste. Una nota di merito, perché ne parliamo poco, al direttore sportivo dello Sporting Barbero, che ha preso questo ragazzo in porta dalla Berretti del Torino, è veramente, non dico un fenomeno, però secondo me dà una leadership e un'affidabilità davvero clamorosa questo ragazzo. E poi Rossi, in tanti dicevano è bollito, è finito, non può fare più la Serie D, e la risposta è lì. Beh, insomma, Barbero lo conosco da 15 anni, ha non qualche capello, ha tutti i capelli grigi, che vuol dire che come Soncini, come Franco, che vuol dire che conosce il calcio molto bene, conosce i giocatori, e questo portiere che io ho avuto modo di vedere 3 volte l'anno scorso in campionato, magari è stato anche agevolato nel prendere, perché se non sbaglio l'allenatore era Fogli, che è stato un giocatore di Barbero all'Ivrea. Quindi non è una sorpresa vedere questo giovane portiere protagonista in questo campionato. Sentiamoci le parole di Coutinho e Torino. Sì, sapevamo che era la partita più difficile questa qui, perché loro hanno una buona squadra ben messa in campo, e diciamo che se veniva un pareggio non c'era niente da dire. Ecco, abbiamo rischiato nei primi 10 minuti, dove eravamo un po' larghi con le linee difensive, con i 2 terzini, poi ci siamo assestati bene, abbiamo fatto 3 occasioni da gol nel primo tempo e non l'abbiamo trovato. Nel secondo tempo penso che abbiamo avuto predominio territoriale, predominio di palleggio, però ci mancava la forza per andare a cercare il gol. Poi c'è stata questa giocata di Rebecchi importante, e Mazzini è stato scaltro e abbiamo trovato il gol della vittoria. Un momento favorevole, bisogna sfruttarlo fino in fondo. Prima diceva il direttore, Coutinho se lo sentiva che sarebbe arrivata da Rebecchi la giocata decisiva, qualcuno diceva invocava qualche cambio, invece tu hai tenuto gli stessi 11 praticamente fino alla fine, hai avuto ragione. Sì, si doveva cambiare modulo e in quel momento avevamo il predominio del gioco e quindi non era il momento di cambiare. Oltretutto Mario è un giocatore che ha, Mario Rebecchi, che ha palleggio, che ha qualità, quindi ci dava la possibilità di amministrare palla e quindi non era il momento di cambiare. Cosa cambia invece dopo 4 vittorie consecutive? È che adesso ci pigliamo un giorno di riposo, perché 2 settimane dove abbiamo fatto 5 partite, siamo un po' stanchi, e un giorno di riposo ci farà bene, martedì riprendiamo e pensiamo alla prossima partita, che è una partita importante, quella di Cuneo, e dove c'è un bel palcoscenico, un campo importante, quindi andiamo per fare la nostra degna figura, come sempre. 4 partite, 4 vittorie, forse la vittoria più difficile e più complicata, Mauro, quest'oggi. Sì, difficile, perché il Dertona si è dimostrato una squadra ostica, con dei buonissimi giocatori, messa bene in campo. Hanno avuto all'inizio un buon inizio, una certa nei primi 10 minuti hanno avuto anche un paio di occasioni da gol, salvate dal nostro portiere con 2 grossi interventi. Poi piano piano ci siamo ripresi, ma anche nel primo tempo abbiamo costruito molto, e 2 o 3 occasioni da gol li ha costruite anche il Bellinzago nel primo tempo. Poi partita molto tattica, il mister si sentiva che da questo giocatore poteva uscire il colpo risolutivo, ha tenuto in campo Rebecchi fino alla fine, e tra Rebecchi e Mazzini ha confezionato poi il gol della vittoria. Lo che abbiamo visto, rivisto, e stavano commentando sia Pino che Franco, come il gol di Mazzini fosse assolutamente buono. Prima di tuffarci in eccellenza, facciamo un break, nel senso che andiamo a vederci l'angolo di Luca Spriano.
Buonasera, benvenuti nell'angolo della Serie B. Per il Varese sarà un anno di sofferenza e già lo si sapeva, il doppio traguardo è quello della salvezza da ottenere sia sul campo sia a livello economico. Però imbarcate come quella subita sabato scorso sul campo della Provercelli sono pericolose e andrebbero evitate per non minare quel percorso di crescita nell'ottica della fiducia e della convinzione indispensabile per giungere alla salvezza. Contro la Provercelli sabato al Piola il Varese ha perso 4-0, risultato inequivocabile, anche se a stappare la goleada dei bicciolani è stato un errore arbitrale che dopo 20 minuti ha di fatto concesso la possibilità alla Provercelli di calciare un rigore e di segnare l'1-0 con tanto di espulsione del portiere Bastianoni, Varese che ha giocato dunque in 10 per 70 minuti. Per rimuginare comunque non c'è tempo, domani si torna già in campo, turno infrasettimanale, quinta di andata per la Serie B, Varese ancora in trasferta sul campo del Livorno dell'ossolano Alessandro Bernardini, un ex. Evidentemente serve una risposta soprattutto per bloccare l'emorragia di gol subiti. Nelle prime 4 giornate il Varese ha incassato 10 reti, fino ad ora la peggior difesa della cadetteria. E va da sé che per rincorrere la salvezza questa è una tendenza che va invertita. Visto che Pier Giuseppe ha visto anche il Novara, un flash anche sul Novara che ha pareggiato 2-2 con la Pro Patria, è un risultato negativo, mi pare di poter dire, a mio giudizio. Beh, intanto sono contento per il punto fatto dalla Pro Patria, visto che conosco molto bene l'allenatore Lulu Oliveira. Detto questo, il Novara, sai, magari quest'anno fino all'ultimo sperava in un ripescaggio in Serie B, ha cambiato molto, ha cambiato tecnico e quindi magari ha bisogno di tempo. Certamente, sai, gli altri non ti aspettano e quindi devi già metterti in cammino e fare dei punti subito perché, come dicevo prima, è un campionato abbastanza difficile e insidioso per arrivare in Serie B. Quando lo vince il campionato matematicamente il Gozzano in eccellenza secondo voi? Ma secondo me l'ha già vinto in estate perché poi vincere, premetto, vincere è sempre difficile, però ha tutto per, secondo me, è fuori concorso anche perché se l'antagonista, con tutto rispetto, è l'Orizzonti che ha una buona squadra, l'Aigreville che è una buona squadra, però l'Aigreville è la stessa squadra di tre anni fa che ha inserito, è vero, Boretas, ma soprattutto Cuneaz, che conosco molto bene da quando era la Berretti della Juventus. Gioca anche poco. Certamente. Però voglio dire, il Gozzano è di un'altra categoria. Il Gozzano ha, a partire dal portiere che, o bene o male, era in panchina in 4 categorie superiore a Varese. Poi un giocatore come Troiano, che io ho avuto l'onore e l'onere di allenare per vincere la Serie D al Dertona. E non voglio parlare di Guidetti, insomma, se faceva la differenza qualche mese prima in Serie D, figurarsi in eccellenza. Io avevo preventivato per Max Guidetti 30 gol. Non devono toccarsi, ma forse ho sbagliato io. Sì, arriverà dai 40 ai 50. Sì, anche secondo me. Secondo me arriva a 40 sicuro. Franco? Sì, Gozzano, ieri l'ho visto appunto la Greville, l'ho visto con la Greville, adesso ieri sono andato a vedere l'Orizzonti. Se non succede, mi hanno detto che già sulla graticola Boschetto, dopo 3 vittorie, se non succede niente, il presidente si era un pochettino arrabbiato. Riporto, sì, voci di corridoio, gli hanno già la panchina calda. Sì, ieri sono andato a vedere Omegna Greville, cioè Omegna Orizzonti, mi ha deluso. È vero che l'Omegna ha fatto una partita fuori dal comune, che l'Omegna, poi mancavano 3 giocatori per me determinanti, sia Bogani, Appetito si è fatto male subito, e dicevo il giovane Perini che è importante per il gioco dell'Omegna, e è vero, il portiere importa per parare, stiamo dicendo, è vero, ha fatto 2 parate il portiere, ma importa per parare. Povano quest'anno l'ho visto molto migliorato. Io non sono d'accordo, anche secondo me. Dall'anno scorso. Anche secondo me, Giuseppe, anche te sono arrivate queste voci su Boschetto, che era già in... No, guarda, sai, noi allenatori siamo sempre sulla graticola, quindi, però è pur vero che siccome siamo in tanti ed è giusto che quando sostituiscono magari il sottoscritto ci sia la possibilità di andare a sostituire gli altri. Assolutamente, quindi monitoriamo i prossimi risultati dell'Orizzonti, perché già l'anno scorso c'era stato un inizio complicato
e sembrava veramente l'esonero vicino con il tandem Cavaliere Manzo pronto a subentrare, poi l'Orizzonte ha vinto una serie di partite, quindi è stato confermato il mister. Quest'anno, ripeto, se dovesse arrivare altri risultati negativi, era partito bene con 3 vittorie, ieri ha perso, potrebbe essere la prima panchina un po' calda sul fronte. Dicevamo del Gozzano, ha vinto 3-0 col Varallo e Pombia, ma ieri il Varallo e Pombia ha messo alla frusta il Gozzano, fino all'80esimo era 1-0 e tante occasioni fallite dalla squadra, dalla formazione di Alessandro Ferrero. Il servizio di Andrea Paleari. Non basta la generosità del Varallo e Pombia, che perde in casa contro il Gozzano, sempre più primo, per 3-0. Andiamo a vedere quelle che sono le azioni principali. Dopo 3 minuti c'è il vantaggio degli ospiti. Lunardon per la dogana che insacca di testa, tagliando in due la difesa ticinese. 3 minuti più tardi c'è la reazione del Varallo e Pombia. Blanda va al tiro, ma Milan si oppone. Al decimo, tettamanti alla conclusione, la sfera finisce alta. Passiamo al quarto d'ora, prima Siedu e poi Capacchione non riescono a scardinare la retroguardia rossoblu. Al 42esimo poi Lunardon semina il panico nella difesa locale, ma l'azione sfuma. Nel secondo tempo, dopo 2 minuti, Blanda viene anticipato in corner. È un buon Varallo e Pombia che al 17esimo vede Pescarolo suggerire verso Lionello, che però manca il colpo di testa. Al 21esimo Guidetti per Tettamanti, la palla di testa finisce a lato. 3 minuti dopo Porro su corner mette alto. Al 29esimo Dall'Omo ha l'occasione per pareggiare solo davanti a Milan, sbaglia però la conclusione. Gol sbagliato, gol subito. Al 42esimo Guidetti, Fuscello, Guidetti. Grande combinazione questa del Gozzano, c'è il raddoppio per gli ospiti. Al 44esimo assist di Fuscello per Guidetti che insacca il tris per i cusiani. C'è il tempo al 47esimo per Lionello che va al tiro, ma Milan di piede si oppone. Finisce dunque con il Gozzano che vince 3-0 qui a Pombia contro il Varallo e Pombia. A dicembre non può. Dunque abbiamo visto le immagini, prima delle interviste, poi anche di vedere Romagna Orizzonti, facciamo anche un flash sul Verbania e voglio fare una riflessione con voi. Il Verbania che ha vinto 3-0 dopo una settimana complicata con gli addii di Sciala, di Mirabet, di Magnoni contro il Grugliasco. Allora, complimenti ai giovani di Mastro Pasqua, però io dico e lo ribadisco che senso ha un'eccellenza 18 con delle squadre che sono improponibili. Rispetto ovviamente il Grugliasco, però se una squadra, lo ha detto il mister, comincia la preparazione il 19 di agosto rispetto ad altre che l'hanno cominciata il 20 di luglio, 25 di luglio, ci sono delle squadre in questa eccellenza come lo scorso anno che sono oggettivamente inadeguate per questo campionato. Poi spero per il Grugliasco che mi possa smentire, però lo Charvenceau che ha perso tutti i giocatori migliori andati al Pont Donnaz, insomma in Serie A si parla di ridurre le squadre, in Serie B si parla di ridurre le squadre, addirittura c'è questa paventata riforma con la Lega Pro a 40, io dico che l'eccellenza a 18 qualitativamente ha perso molto in questi 2 anni, mio personale giudizio, lo chiedo a Pier Giuseppe, a Franco, che insomma di eccellenze ne hanno viste tante. Allora, e dall'anno scorso sono d'accordissimo con te, dall'anno scorso che continuo a sostenere che il campionato d'eccellenza a 18 squadre, così come è stato, così com'è in Piemonte, il girone A è una cosa improponibile, anche perché se nelle 18 squadre, diciamo quelle che faticano o faticheranno per salvarsi, c'è un minimo di potenziale, ok, ma vedi l'Atletico Torino l'anno scorso, vedi il Grugliasco che io questa mattina poi sono contentissimo per il Verbania, che ho letto la formazione del Grugliasco, non conosco un giocatore, il che vuol dire che insomma è una buona squadra, forse di prima categoria, diventa difficile insomma, e secondo me è falsa anche il campionato, e quindi è improponibile. O fare 18 squadre e dare con delle formazioni selettive, oppure le ultime 3-4 formazioni sono insomma improponibili. Sì, sono d'accordo anch'io. Già l'anno scorso c'è stato appunto l'Atletico Caselle che sembrava, poi si è tirato fuori, quest'anno appunto c'è questo Grugliasco che penso che sarà l'Atletico dell'anno scorso. E poi appunto ce ne sono 3 o 4 che però se per adesso andiamo avanti così, vediamo. Anche perché qualche trasferta in più costa, secondo me, alle squadre. Beh,
Certamente, qualche rimborso in più costa. Ma guarda, io ti posso dire che per quanto riguarda lo Charvenson, che conosco Fermanelli, l'allenatore, magari anche logisticamente, insomma, se i giocatori sono andati sempre in valle, il Pont Donuts, quindi logisticamente diventa anche difficile reperire giocatori, vedi anche i vari problemi del Valle d'Aosta Serie D. Però squadre di Torino come Grugliasco, se tu inizi con una rosa di promozione bassa, vuol dire che anche la società non ha i mezzi per poter disputare un campionato di eccellenza. Poi questo mi smentirà e da domenica o da mercoledì, da giovedì inizieranno a vincere e arriveranno secondi. Sì, è successo l'anno scorso col Caselle, che lo davamo quasi tutti come Grugliasco, e poi dopo ho fatto qualche acquisto a dicembre. In questo senso passa il campionato, come diceva prima anche per Giuseppe, cioè, perché è vero, però hai una squadra per 14-15 giornate di un certo tipo, poi magari metti le cose a posto a gennaio, come ha fatto per esempio il Borgo l'anno scorso, però si fanno anche campionati, a mio giudizio, così, perché non è molto corretto, mio personale parere. Sentiamoci Ferrero e Viganò ai microfoni di Andrea Paleari. Mister Alessandro Ferrero, grande prestazione la vostra quest'oggi, tanti complimenti, è mancato il gol, siamo qui a commentare 3 di scarto tra voi e il Gozzan. Sì, cioè, i complimenti purtroppo non fanno i punti. Ci hanno fatto i complimenti anche domenica scorsa a Biella, che sicuramente meritavamo di più, mettiamo meno un pari. Oggi abbiamo fatto una buona partita, purtroppo poi insomma credo che le qualità individuali abbiano fatto la differenza. Un portiere su una parata decisiva sull'1-0 a 4-5 minuti dalla fine, e poi insomma quel signore là davanti purtroppo è fuori categoria. Noi abbiamo sbagliato completamente partita con l'Omegna, nelle altre abbiamo sempre fatto la nostra partita. Poi ripeto, oggi sicuramente il Gozzano è fuori categoria rispetto a noi e rispetto proprio alla categoria stessa. Però è chiaro che io sono convinto che se continueremo a fare comunque queste prestazioni, qualcosa di positivo riusciremo a tirare fuori. Mister Viganò, tutto bene quel che finisce bene per questo Gozzano, qui a Pombi era una trasferta che temevate? Noi dobbiamo temere tutte le partite, anche se sono conscio del valore di questa squadra. Domenica ha giocato da 8, oggi da 6 e mezzo, e giustamente abbiamo sofferto la bravura di una squadra del campionato d'eccellenza quale la Oral Pombiese. Senta, è un grande tecnico di esperienza come lei, chiedo come ha visto il Varallo e Pombia, che resta ferma a 0 punti, tanti complimenti, insomma questa classifica non si muove. In eccellenza non so, io dopo 20 anni ho rifatto l'eccellenza, e forse si vince cercando di non giocare. Invece il Varallo Pombia, nelle 3 partite che ho visto, perché ero qua a vederli in Coppa Italia contro la 9 Calcio, in Coppa Italia contro di noi, e oggi è una squadra che prova a giocare a calcio, alcune volte ci riesce. Non so se questo in eccellenza serve. Tutto secondo i vostri piani, comunque una squadra che prosegue a svolgere quello che è un ruolo di grande protagonista appunto in questo campionato, e oggi lo ha dimostrato. Per adesso ho una certezza, che il Gozzano Calcio è il Viagra per le squadre avversarie, e quindi è già un onore essere Viagra e contribuire ad eccitare altri ragazzi che ci vogliono battere. Fantastico, volevo chiedere qual era, no, non ve lo chiedo, qual è il vostro Viagra, insomma, ha sempre il modo di rendere poi simpatico il dopo intervista, mica no, questa è da Cineteca questa risposta. Walter è veramente un istrione, cioè veramente, guarda, io ho avuto modo di qualche intervista con lui in sala stampa dopo qualche partita quando era a Borgo Sesia, ma è sempre è un istrione, insomma. Veramente fantastico. Dunque, diciamo prima del Verbania, volevo fare una domanda a questo, a Pier Giuseppe, poi invece sul Baveno a Franco, prima di vederci a Omegna Orizzonti. È stata una settimana travagliata, è stata una settimana complicata, se ne sono andati 3 giocatori, ne è arrivato uno, insomma non c'è mai pace per il Verbania. Tra l'altro Montagna ha detto che la dedica della vittoria di ieri è per l'ex direttore sportivo Francesca Pangallo. Insomma, è così complicato vivere una stagione, una settimana normale? Perché è così difficile per Giuseppe Verbania? Ma guarda,
A me dispiace solo per il Verbania, mi dispiace per il Verbania perché è una piazza non importante, importantissima. Guarda, non voglio parlare anche perché, non voglio neanche commentare, perché quello che ti direi le stesse cose che sento, che leggo dagli organi di informazione. Ho sentito anche Luigi Pedretti, che quest'uomo ha la maglia del Verbania, la maglia ma come pelle, quindi diventa difficile. Speriamo solo che il Verbania si salvi, che il Verbania dia continuità e che il Verbania ritorni ad essere quello che era qualche anno fa. Franco, senza peli sulla lingua? Non so più cosa dire del Verbania, perché ancora la storia del campo non è a posto. Anche giovedì deve andare a giocare in trasferta, e anche la gente non la segue più. Non lo so cosa si può dire. Come diceva Pinuccio, non sei dentro. Non so se la colpa è di Montani, perché lui l'ha portata lì e adesso mi spiace che la riporti dove l'ha presa. Quello che mi dispiace, perché Verbania non merita la promozione. Però se si va avanti così non lo so se si salva. Tra l'altro sul campo aveva ragione Montani, perché i lavori erano cominciati. Sì, però ti dico, io sono andato a vedere che ci vorrà tempo prima che si giochi lì, tu dici. Tanto tempo. No, però dico sul via i lavori aveva ragione. Sì, però sono andato a vederlo ieri, il campo non è un campo. Io sono nato qua, quel campo era il campo più bello della provincia, che quello compreso quello di Novara. Adesso non si può neanche più giocare. E qui riapriamo un capitolo su chi abbia autorizzato i lavori, su perché sono stati fatti, perché hai detto una cosa sacrosanta: il Manterboso del Pedroli era il più bello del Piemonte e si è deciso di fare un lavoro. C'era povero Ma Montani Pedro, l'ha proposto, qualcuno l'ha avallato. Povero Pedro che dormiva lì e sparava ai piccioni, agli uccelli che andavano a mangiare la semina. Io me lo ricordo, insomma, c'è qualche capello bianco. Mi dispiace vedere un campo così. E io comunque Montani... sono grato perché ha portato il Verbania in Serie D. Poi lì ha commesso l'errore, perché Verbania, i giocatori che sono da Verbania, che c'erano a Verbania, non so, tipo Romano, che stanno facendo bene a, come si dice, a Umegna, Romano, lo stesso Magni, il centrocampista che era l'anno scorso a Bellinzago, Tiboni, questi qui erano tutti giocatori che potevano fare la Serie D, sarebbero retrocessi, però non saremmo arrivati a questo punto come società, Ecco, Magni. Invece bisogna rifare tutto. Magni e Romano, protagonisti della vittoria dell'Omegna con gli Orizzonti, in servizio. L'Omegna sfata il tabù liberazione e alla terza gara interna vince la sua prima partita. L'avversario è uno delle squadre favorite per il salto di categoria, gli Orizzonti United, e la vittoria vale quindi doppio. Match che vede subito un avvio veemente degli ospiti, che al terzo minuto sfiorano il vantaggio con un diagonale di Scutti deviato in angolo da Fovanna. Non sarà l'unico intervento prodigioso del giovane portiere rossonero. Ancora Orizzonti al 18°, palla messa in mezzo da De Sousa, Carini di testa sfiora il palo. Risponde l'Omegna al 21°, palla filtrante di Manfroni per Romano, il cui diagonale esce di poco. Tornano pericolosi gli Orizzonti United al 34°, ma la punizione a girare di De Sousa viene deviata in calcio d'angolo da Fovanna. Passa un minuto e i padroni di casa passano in vantaggio. Cross di Cassani, Magni è imperioso nel suo stacco aereo e di testa batte Coda Zabetta. Prima del riposo, traversone di Barabino, Scutti dal dischetto è solo e libero, ma non riesce a superare un Fovanna strepitoso che riesce a deviare in calcio d'angolo. Avvio di ripresa che vede ancora la formazione ospite pericolosa. 1:30 e Travaini difende palla e si gira. Fovanna è ancora attento e con la punta delle dita devia in calcio d'angolo. La risposta dell'Omegna arriva al 4°. Magni allarga per Abbagnano, esterno destro che passa vicino all'incrocio dei pali. 1 minuto e dalla parte opposta Beretta mette in mezzo per Gianetto, che da due passi calcia clamorosamente a lato. Punizione di Cassani al 16°, un rimpallo favorisce Viscomi che alza troppo la mira. Al 25°, incornata di Magni dal limite dell'area piccola, praticamente una replay del gol del primo tempo. Questa volta però la palla si alza alle stelle. Al 36°, viene espulso Tabozzi dal direttore di gara. Al 40°, gol annullato a Romano per fuorigioco dello stesso Romano su respinta di Coda Zabetta dopo un diagonale di Viscomi. Il gol è però nell'aria e arriva 2 minuti dopo e nasce direttamente da un rilancio lungo di
Fofana che sorprende la difesa degli Orizzonti United. Sul pallone si getta Romano che di testa anticipa il portiere e realizza il gol del 2-0. Tra poco Tabozzi, Franco, un flash anche sul Baveno, sconfitto 2-0. Che Baveno ha in queste prime quattro giornate? Che Baveno può essere nella stagione? Ha preso Sciala, dato via Libralò, forse potrebbe andare via Cunati. Sì, manca qualcosa in mezzo al campo. Adesso è arrivato Sciala. Si è fatto male Cunati e Libralò è andato via. In mezzo al campo ieri non aveva nessuno, ha dovuto inventare il centrocampo, bisogna dire che quello. Poi gli mancava anche Menaglio. E la difesa che quest'anno, che non, nelle due partite che ho visto, non mi dà quella sicurezza. Non so se il cambio del portiere, che vuol dire molto, e questo qui è nuovo, per me era bravo, perché a me piaceva Chiaverini, mi piace, cioè. Con Campana magari questi erano più sicuri e con questo che è nuovo non hanno ancora preso il feeling. E aspettiamo qualche giornata, adesso vediamo. Comunque in mezzo al campo gli manca l'uomo. A me, adesso due addirittura. Le interviste di Donatello Zonca dopo Omegna Orizzonti. Cuore, grinta, tre punti portati a casa meritatamente. Sì, una settimana fa ero qua a recriminare sulla partita. Il calcio è bello perché poi dopo una settimana ti fa riprendere quello che ti sei perso. Oggi nel primo tempo gli Orizzonti potevano anche pareggiare. Fofana è stato due parate importanti. Poi temevo il loro secondo tempo, invece noi abbiamo tenuto bene, stavamo meglio noi e la partita nel secondo tempo non abbiamo rischiato. Abbiamo rischiato nel primo tempo. Poi ci sta. Forse domenica abbiamo perso un punto, l'abbiamo guadagnato oggi. Loro sono un'ottima squadra, facciamo i nomi, non serve. Noi sono le partite che piacciono al mister queste qua. Non c'erano i Perini, Bogani, Magni con la tendinite, Danini un mese che gioca con male ai tendini, però loro sanno che servono tutti e quelli che hanno giocato hanno fatto vedere che io sbaglio magari anche a fare la formazione, perché oggi hanno vinto, no? Sanno che siamo tutti importanti, giochiamo giovedì, giochiamo domenica prossima qua con il Gozzano. C'è bisogno di tutti e se hanno questo spirito qua i punti li facciamo, come ho detto domenica scorsa. Magari oggi ne abbiamo guadagnato qualcuno in più, ma ci siamo ripresi quello di domenica scorsa. Poi dovevo essere squalificato domenica scorsa, invece sono squalificato oggi, vabbè, pazienza. Preferisco essere sempre squalificato e vincere. Cosa è mancato invece all'Orizzonti United, che pure ci hanno messo tutto, soprattutto nel primo tempo, per portare a casa la vittoria? Sì, direi solo il primo tempo. Noi abbiamo giocato il primo tempo dove immeritatamente siamo andati a riposo sotto. Il secondo tempo direi che noi non siamo esistiti. Abbiamo provato a giocare, abbiamo provato, ma non abbiamo mai creato nulla, a parte, voglio dire, forse i primi 5 minuti del secondo tempo. Quindi direi assolutamente legittima la vittoria dell'Omegna. Ecco, stagione però ancora lunga, non vi preoccupate del Gozzano che ha vinto anche oggi e se si allontana, che allunga? Allora, intanto voglio dire, il Gozzano è una squadra di una certa natura, noi siamo un altro tipo di squadra. Detto ciò, noi siamo stati costruiti per far meglio dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo fatto 61 punti, siamo arrivati quinti, cercheremo di migliorare questa posizione e questo punteggio. Poi il Gozzano farà un campionato a parte, come è ovvio, come è risaputo ormai da tutti, è una squadra fuori categoria, ne prenderemo atto, ma noi non facciamo corsa su nessuno, noi facciamo la corsa su noi stessi. Queste le parole di Boschetto, prima di salutare gli ospiti e passare alla seconda parte faccio l'ultima domanda a Pier Giuseppe e a Franco, accomunati da un destino, nel senso che Franco non sta esercitando il suo ruolo come direttore sportivo e Pier Giuseppe come allenatore. Quante volte ti ha suonato il cellulare Pier Giuseppe quest'estate e magari già in questi giorni? Dove ti piacerebbe allenare? Ti chiedo, a Franco, dove ti piacerebbe ripartire? Allora, non nego che quest'estate qualcosa è squillato, però non faccio una questione di categoria e di rimborso, solo una questione di serietà delle persone. Chiarissimo. Franco? Io anche, ho avuto anch'io due richieste, però l'anno scorso ho speso troppo mentalmente e fisicamente, che
quest'anno voglio riposare. Però voglio dire due parole della partita di ieri, che Tabozzi è l'uomo in più dell'Omegna a calcio, perché ieri mi ha dimostrato che una squadra senza quelli tre che avevo detto anch'io, Ugani e Perini e Appetito subito, e Danini che ha problemi già dall'inizio, e lui è due anni e lui ha portato appunto l'Omegna in eccellenza e sta facendo bene, tocchiamoci, e sta facendo bene. Ieri l'ha vinta lui la partita, non l'ha vinta i suoi giocatori, l'ha vinta lui dalla panchina, come Pinuccio, ha vinto i campionati perché li ha vinti lui, non li ha vinti i suoi giocatori. Anche se lui dice in campo vanno i giocatori, ma l'allenatore conta molto in questi casi. Ma guarda, in questi casi conta molto. Guarda, io Pinuccio lo conosco da ancora da bambino, perché abbiamo qualche anno di differenza. Beh, ti ringrazio di questo, però uso una metafora di Lulu Oliveira, che quando appunto ero il suo allenatore, lui mi diceva che un allenatore bravo non so quanti punti possa dare la squadra, 3, 4, 5, è un allenatore scarso che ti toglie tanti punti alla squadra, quindi sono d'accordo. Io credo che per vincere devi avere la società innanzitutto, squadra e poi l'allenatore che non faccia disastri. Perfetto, io ringrazio Giuseppe Fornara, grazie, sempre un piacere, Pino. Grazie a voi. Speriamo di vederlo presto su una panchina, grazie a Franco Soncini. Grazie a te Daniele e grazie a tutti i telespettatori. Adesso pubblicità e poi seconda parte di Dilettanti per Dire. Seconda parte di Dilettanti per Dire, dove parleremo di promozione prima, sono qui con noi due persone felici, perché Antonio Talarico ieri ha ottenuto la prima vittoria del campionato con la sua Castellettese, demolendo 4-2 il Briga. Ciao Antonio. Buonasera a tutti. Insieme a lui, debutto a Dilettanti per Dire per Diego De Giuliani, team manager, dirigente, insomma, un pezzo grosso, possiamo dire così. Sì, diciamo. dell'Accademia Borgomanero. Ciao Buonasera Diego. Buonasera a tutti. Anche per voi una vittoria importante, sì, 3-2 a Fremosello. Sì. Ma cosa c'è di vero nel fatto che l'Accademia, insomma, miri alla promozione e miri anche a diventare la società di riferimento di Borgomanero? Diciamo che noi ci teniamo a far bene, abbiamo investito, siamo una società piccola che sta crescendo, sono 3 anni che siamo in prima categoria, stiamo cercando in questi 3 anni di allestire una squadra competitiva. Quest'anno proviamo a cercare di vincere questo campionato, cerchiamo, coltivando quello che è comunque la nostra politica del settore giovanile, investendo dove c'è da investire, cercando di far crescere i giovani, affiancandoli con il mix giusto di giocatori esperti. Quest'anno si cerca di fare il salto di qualità che potrebbe essere la promozione, pur consapevoli delle difficoltà. Come riferimento, cerchiamo di essere un punto di riferimento per Borgomanero. È logico che in questi anni viviamo un po' all'ombra del Borgomanero Calcio, che è un'altra categoria, un'altra storia e tutto. Però poco per volta stiamo cercando di crescere per poter essere anche un valido punto di riferimento. Ecco. Non sono troppe due società di calcio Borgomanero? Lo chiedo poi anche a Antonio. Beh, sicuramente sì, nel senso che devo dire che è anche una domanda che molti anche appassionati sportivi fanno. Faccio una premessa, noi siamo un gruppo che era dentro il Borgomanero Calcio, per cui il Borgomanero rimane sempre nel nostro cuore. Diciamo che non c'erano magari quelle condizioni per poter andare avanti, a partire anche dal coltivare il settore giovanile. Si è costituita una nuova realtà da qualche anno e da 3 anni anche come prima squadra per cercare di operare bene a Borgomanero, e per cui diciamo che noi non è che siamo, questo dualismo dovrebbe anche essere risolto, noi non c'è nessuna preclusione da parte nostra, è logico che devono un po' cambiare le condizioni, forse gli interlocutori, se ci sono le condizioni giuste penso che unire le forze sul territorio, e Borgomanero secondo me merita di essere un punto di riferimento nella provincia. Non è facile perché comunque, però ripeto, magari col tempo non si sa mai, ci possono anche essere le condizioni, bisogna lavorare su entrambi i fronti. Noi stiamo crescendo, penso che siamo una società seria,
vogliamo fare della programmazione il nostro obiettivo, lavorare bene senza non fare il passo più lungo della gamba. Quest'anno proviamo a fare il salto se riusciamo, non dobbiamo, ma vogliamo, poi se ci saranno le condizioni noi per crescere, certo, siamo nessuna qua. Nessuna preclusione. Antonio, due società sono troppe, secondo te come va a finire? Ma ho già detto tutto il direttore, per me va bene così, non so come andrà a finire, loro sono un'ottima realtà in questo momento e non ti nascondo che ci sono stati anche contatti quest'estate con loro, non siamo andati in porto, però è un'ottima società. E domenica, cioè scusami, mercoledì nell'anticipo dell'anticipo, perché in realtà il turno infrasettimanale è programmato per giovedì, giocherete contro, quando vi ho invitato la scorsa settimana non ci ho riflettuto molto, ma poi in realtà sarete contro mercoledì, come finisce? Ma ne speriamo di fare 3 punti, assolutamente, abbiamo bisogno di punti, andiamo sicuramente con la nostra filosofia a giocare a calcio anche a Romagnano mercoledì sera, quello che viene viene, però ci proviamo. Diego? Sarà dura, ritengo che però sarà una bella partita e sappiamo che sarà una partita molto dura, anche perché ci ricordiamo l'anno scorso, a noi in particolare anche il sottoscritto ha fatto un'ottima impressione il Sarocco dell'anno scorso, al di là di quello che è stato il risultato. Sia come gioco che come tutto è vero, c'erano stati poi dei contatti e niente, però siamo consapevoli delle difficoltà di questa gara che... se dico questo che Zanetti a Dormelletto, Talarico a Castelletto appartengono un po' alla nouvelle vague degli allenatori, no? Insomma, ce ne sono tanti esperti bravi, loro sono poi i capostipiti dei nuovi allenatori, secondo te dico una fesseria o dico una cosa giusta? No, sì penso, sono d'accordo. Zanetti, insomma, sta facendo bene con il Dormelletto, penso a Forciati, sì, insomma, sì. Ci sono dei tecnici giovani preparati che stanno facendo bene. Facendo molto bene. Parleremo poi dopo, ovviamente, anche con le immagini di prima categoria. In promozione, lo Stresa ha vinto ieri, Tony, primato da solo, è la prima fuga. È chiaro che non si può dire, visto quello che è successo l'anno scorso, che lo Stresa farà campionato a sé, cioè che ha vinto 10 partite consecutive. Però forse memoria di quell'esperienza forse l'ha rafforzato quello che è successo l'anno scorso alla squadra dei Bolzoni, Tony. Ma sì, il bagaglio sicuramente il gruppo se lo porta dietro, è un'esperienza importante che hanno vissuto, dico che ancora è molto molto presto, probabilmente hanno anche due contendenti molto più pronte rispetto all'anno scorso e quindi secondo me ce l'hanno molto più dura rispetto all'anno scorso. Due contendenti, facciamo nomi e cognomi? Sanno tutti, è l'ordine del giorno, insomma. Ti riferisci a Virtus Cuse e Juve Domo, no? Assolutamente sì. Che ieri hanno dato delle risposte importanti, specialmente alla Juve Domo. Diego, dopo un avvio difficile con un punto in 2 giornate, l'eliminazione della Coppa, vincere 5-0 Leggio, insomma, non è da tutti. Probabilmente in 90 minuti è esploso il potenziale che questa squadra ha. Assolutamente. E infatti non deve neanche ingannare quello che può essere una falsa partenza, il campionato lungo, i valori verranno fuori. E diciamo che poi, anche se comunque poi non bisogna dimenticare che ci potrà essere magari la sorpresa di turno, ricordiamoci l'anno scorso la Bioiese e Valmos che ha approfittato di qualche passo falso davanti e è risalita. Però le tre candidate sono loro e la Juve Domo ha dato ieri un bel segnale. Ecco. Andiamo a vedere la vittoria dello Stresa 2-0 alla Gattinara con la doppietta di Johnny Danese. Vince 2-0 lo Stresa in casa con la Gattinara grazie a una doppietta di Denesa. Andiamo in cronaca nel primo tempo, la prima occasione per lo Stresa con il 12° Negrello che calcia alto, un paio di minuti dopo è Aina che è bravo a liberarsi, mette la classica palla dietro ma nessuno compagno lo segue e non può arrivare sul pallone. Al 34° un tiro di Galeazzi viene messo in angolo, sul susseguente corner Negrello si vede bloccare il colpo di testa da parte del portiere ospite Marchetti. Nel primo tempo ancora di segnalare forse l'occasione più nitida per lo Stresa, l'assist di Piracini, il tiro di Galeazzi da pochi passi respinge il portiere. Nella ripresa al sesto sugli sviluppi di una rimessa laterale lo Stresa passa, Taggini mette la rimessa verso l'aria, sponda di Negrello da pochi passi Dainese di testa non perdona e porta in vantaggio i suoi. Al quarto d'ora il Gattinara a farsi vedere in avanti con la conclusione di Papa che viene respinta con i piedi da Barantani. Al 38° Dugnani si vede respingere il tiro da Marchetti e il raddoppio arriva
un minuto dopo. Negrelli è bravo a lavorare un pallone, a scaricarlo a Danese. Danese controlla di petto in area, poi non sbaglia con il piede a tu per tu con il portiere. Al 46esimo è Della Valle a chiamare alla parata Barantani, l'ultimissima occasione per lo Stresa, sventagliata di Silva Fernandez, pallone per Diorio. Diorio offre il 3-0 a Motta, ma è bravo Marchetti a ipnotizzarlo e a dirle di no. Finisce così al Forlano, 2-0 per lo Stresa contro il Gattinara. Chiedo questo a tutte e due, a proposito sempre dello Stresa, come si riparte nella testa dei giocatori e anche dell'allenatore dopo l'anno scorso? Cioè stimoli, rabbia, frustrazione, quali sono secondo te quelli che prevalgono? Ma la rabbia e la frustrazione ormai rimangono a maggio, diciamo così, dopo un'altra estate, hanno comprato giocatori nuovi, hanno cercato di portare... Forse quello, cioè il segreto è cambiato tanto comunque. Certo, assolutamente sì. Perché comunque negli 11 lo Stresa ha fatto 5-6 cambiamenti importanti. Sì, sicuramente sì. Diego? Beh, io penso che sicuramente ci sarà la rabbia, la voglia di rivarsa dopo la stagione scorsa. Bisogna partire da quel buono, da quel giorno d'andata che hanno fatto, cercare di migliorare e di non incappare negli errori dell'anno scorso. Però secondo me, insomma, quest'anno la possibilità per far bene ce l'hanno. Ecco. Dato, sono andati avanti in Coppa, che è molto importante. Anche quello è molto importante. Andiamo a sentirci le interviste di Alessandro Pratesi. Siamo con Fabio Bolzoni, un buon Stresa soprattutto nel secondo tempo, porta a casa i 3 punti, direi decisivo Fabio l'ingresso di Dainese con i suoi 2 gol. Sì, beh, Dainese è un leone che non muore mai, quindi quando è chiamato in campo sa fare il suo dovere, lo sa fare alla grande, oggi l'ha dimostrato sicuramente. Ecco Fabio, si è visto un primo tempo molto equilibrato, poi voi meglio nella ripresa, è stato bravo Barantani su Papa, ma poi alla fine proprio Motta ha anche avuto l'occasione del 3-0 che però forse sarebbe stato troppo pesante per il Gattinara. Sì, assolutamente vero quello che dici, il risultato sarebbe stato troppo penalizzante per una squadra che è venuta invece a giocare a calcio. E devo rendere onore a Zaglioli e alla sua squadra perché effettivamente ha dimostrato di avere un grande cuore e anche delle individualità interessanti ed è stata sicuramente messa bene in campo. Noi abbiamo faticato un po' nel primo tempo, anche se per la verità è stato il momento in cui abbiamo avuto le occasioni migliori per realizzare, però non ce l'abbiamo fatta e ho pensato nel secondo tempo di poter inserire Dainese, che adesso sta bene fisicamente, sta allenando con regolarità, e per rinforzare l'attacco, quindi ho cambiato il 96 e è andata bene così. Fabio, che partita ti aspetti giovedì ad Oleggio? È una partita arrabbiata da parte d'Oleggio perché ha subito 5 gol dalla Juve Domo, che però credo sia una squadra che in questo campionato non faccia testo, per cui mi aspetto un Giancarlo Boldini che saprà preparare al meglio la sua formazione per cercare di metterci in difficoltà, e lo farà sicuramente. Ecco mister, una buona squadra la sua soprattutto nel primo tempo, propositiva, che cerca sempre di giocare, poi nella ripresa probabilmente forse un po' più il tasso tecnico dello Stresa è venuto fuori, però siete comunque una buona squadra, non so come facciate ad avere 0 punti in classifica. Ma oggi avevo chiesto la risposta alla squadra e me l'hanno date, quindi siamo una squadra che se la può giocare con tutte, abbiamo dimostrato avere carattere, oggi penso per quello che ha fatto vedere il Gattinara era giusto un pareggio, poi come ha detto lei la differenza tecnica nel secondo tempo si è vista, e non dico che meritatamente ha vinto lo Stresa, comunque ha usufruito dei nostri errori. Ecco. Ho parlato di differenza tecnica probabilmente sia Stresa che Virtus Cuso che Juve Domo hanno rispetto alle altre squadre di questo campionato. No, sicuramente io Juve Domo e Virtus Cuso non li ho ancora visti, lo Stresa è una buona squadra, quadrata, molta esperienza, ho visto molto bene il piede Mulera che abbiamo incontrato, lo stesso Romentino ha buoni giocatori, penso che sia un campionato equilibrato, non è detto che le tre possibili vincitrici siano quelle, perché comunque è un campionato secondo me molto equilibrato davanti e ovviamente però forse l'esperienza alla fine anno può contare qualcosa. Abbiamo sentito le parole dei due allenatori, adesso andiamo a vederci la Virtus Cusio e ti faccio questa domanda a proposito della Virtus Cusio. È arrivato Giallonardo, c'è Bisesi, quindi passa un pochettino in secondo piano un giocatore che tu hai allenato lo scorso anno, ha fatto benissimo con te a San Rocco segnando 21-22 non mi ricordo, senza calci di rigore, stiamo parlando di Briola. Che futuro ha alla Virtus Cusio secondo te Briola? Ma non lo so, però Marco è molto giovane ancora, avrà, spero abbia delle chance insomma per ripartire. Lui è uno caparbio, è un volenteroso, è uno che si allena sempre duro in allenamento,
secondo me nell'arco di un campionato spero per lui abbia delle opportunità di giocare ancora, Magari è meno pronto rispetto ad Elka, perché secondo me l'operazione che voleva fare la Virtus era un po' questa, no? Andare a prendere un giocatore giovane, magari meno conosciuto, che non scendesse dalla Serie D o dall'eccellenza, quindi con un pedigree importante, però magari con la pancia un po' piena, prendere un giovane e farlo esplodere, come ha fatto Piedimolera l'anno scorso con Elka. Forse Elka è più pronto anche a livello fisico di Briola? Sì, ha qualche chilo di muscolo in più Elka sicuramente, però Marco ha delle caratteristiche che in promozione possono farti male, eh. Secondo me è un buon giocatore, certo a livello, ripeto, quella è una promozione che non è una promozione la Virtus Cusio con quell'organico e quindi diventa difficile insomma un pochino per tutti. Adesso... Ci avete pensato Diego a Briola? Sì, l'hanno tenuto anche d'occhio. E gli auguro un in bocca al lupo perché per la stagione che ha fatto l'anno scorso ha fatto davvero un ottimo campionato. Le squadre che vogliono vincere solitamente puntano invece su giocatori affermati. Mi viene in mente il vostro caso, avete là davanti un giocatore con la carta d'identità importante, ma quando è ora di segnare segna, il buon Andreoli. È uno che segna, che fa spogliatoio, che... E devo dire si mette anche al servizio. Ma questo giovani. Per dire che forse i giovani. No, cioè è giusto, il mix è giusto, però effettivamente. Cioè... Là davanti è difficile lanciare un giovane squadra che voglia vincere il campionato. Sono d'accordo con Tony quando afferma questo, perché se andiamo a vedere le rose delle squadre che vogliono vincere il campionato, lo Stresa, Negrello e Dainese. Dainese ha 35 anni, Negrello oramai. Penso che deve essere un 85-84, credo, comunque anche lui vicino ai 30. La Virtus Cusio ha Bisesi e Giallonardo, la Juve Domo ha Leto Colombo, Soncini, e poi è chiaro che quelle squadre che vogliono vincere i campionati si affidano a chi i gol li ha sempre fatti in carriera, no Diego? Sì, sicuramente. E lo stesso dicasi per esempio anche in prima categoria, voi che avete Andreoli, il Fomarco con Margaroli e prima testa, il Suno a Asero, dimmi? Gozzano Guidetti. I Gozzano Guidetti, insomma, quando vuoi vincere il campionato devi sempre partire magari dal portiere esperto e dall'attaccante esperto, sono due capisaldi, invece i giovani è più facile lanciarli in quelle squadre di metà classifica che possono giocare un pochettino più serene senza l'assillo, come diceva prima Tony, di dover vincere a tutti i costi tutti i giorni. Assillo che aveva ieri la Virtus Cusio contro il Cossato, era in 10, secondo me ha superato un primo ostacolo, un primo step importante, la squadra di Bonan, vincendo 1-0. Andiamo a vedere. Prima vittoria in campionato per la Virtus Cusio che raccoglie 3 punti con il Cossato per il risultato di 1-0. Nella prima frazione di gioco la prima occasione arriva al decimo, rimpallo fra Pregnolato e Bonato in fase di rinvio, palla che termina sui piedi di Urban che a tu per tu con Moretto cerca l'angolino. Ottimo l'intervento di piede del portiere di casa che nega la gioia dei gol all'avversario. Pronta la replica comunque della Virtus al 22esimo che ha l'occasione di passare in vantaggio grazie a un bel inserimento di Giallonardo che arriva davanti a Lancini, buono il riflesso dell'estremo difensore ospite che riesce a mettere in angolo. Al 23esimo ancora pericolosa la squadra di Bonan dopo un'azione insistita sulla sinistra di Bisesi, palla che viene raccolta da Fornara, forte il suo rasoterra ma anche in questa occasione è Lancini che si supera e respinge a mano aperta in tuffo. Al 39esimo occasione d'oro per il Cossato, sugli sviluppi di un calcio piazzato a centrocampo, parla per Colombara che da dentro l'area di rigore impegna severamente Moretto in uscita, ottimo il riflesso dell'estremo difensore di casa che salva in calcio d'angolo. Nella ripresa si parte con un episodio che potrebbe cambiare le sorti della gara, la Virtus Cusio è costretta a restare in 10 al 25esimo per l'espulsione del capitano Bonato per doppia ammonizione. Nonostante l'inferiorità numerica però la squadra di Bonanna riesce a trovare il gol vittoria. Bisesi raccoglie palla al 31esimo sulla tre quarti, giusto il tempo di vedere leggermente fuori dai pali Lancini e fa partire un fendente che scavalca il portiere e si insacca sotto la traversa. Virtus Cusio che quindi gioca gli ultimi minuti con l'uomo in meno però in vantaggio di una rete. Si ristabilisce però la parità numerica al 37esimo perché viene espulso Pizzato per un intervento da ultimo uomo su Corvino lanciato a rete. Il Cossato non ha più la forza per impattare la gara e quindi per la Virtus Cusio sono 3 punti importantissimi per rilanciarsi in campionato. Tra l'altro giovedì nel turno infrasettimanale ci sarà Juve Domo Virtus Cusio. Vi chiedo chi arriva con più pressione e con più obbligo di dover vincere o non perdere questa partita? Antonio e Diego?
Secondo me tutte e due. Secondo me sì, o nessuna delle due o tutte e due. 50% e 50%. Pressione credo che ce ne siano in entrambi lo spogliatoio giovedì sera. Concordo anch'io, nel senso che per entrambe. Vi chiedo questo, chi esce sconfitta da questa partita, da giovedì, può già cancellare il proprio nome dalla possibile vittoria del campionato? Diego e poi no, Tony? Assolutamente no, il campionato lungo l'ha dimostrato l'anno scorso. È logico che partire bene è un bel viatico, però non è che basta una partita o due, qualche punto perso. Tony? No, il risultato francamente no, il risultato no, perché sennò non puoi fare questo lavoro, questo mestiere, non puoi avere questa passione del calcio, non puoi. Però la prestazione, dovessi fare una prestazione brutta, hai un pochino più di difficoltà poi nel proseguo. Io invece dico il contrario, secondo me chi perde giovedì non lo vince il campionato, perché ci sarebbe un contraccolpo psicologico, ci sarebbe la pressione che c'è sia a Domodossola che a San Maurizio, da una parte più per i tifosi, per l'attesa, dall'altra più magari della società, e quindi secondo me chi perde domenica, chi perde giovedì questa partita, un pochettino di contraccolpo lo potrebbe subire, e nella, cioè, sai, se lo stesso dovesse vincere vai a meno 9, la Juve Dome ipoteticamente, o comunque la Virtus Cuneo a meno 7, è vero che sono passate 4 giornate, però i segnali sono segnali, sì, cioè non puoi più sbagliare dopo. No, però c'hai 26 partite davanti, però 26 beh. Partite per 3 punti diventano tanti ancora. È vero, l'anno scorso la Biodiese insegna, aveva 2 punti dopo 7 giornate e ha vinto il campionato, che però ripeto, se non si fosse suicidato lo Stresa non l'avrebbe mai vinto quel campionato la Biodiese, su questo siamo tutti d'accordo. Poi anche la Juve Domo che è andata ai playoff ci è andata perché il Varallo Pombi ha vinto la Coppa, altrimenti non ci sarebbe andata, quindi è vero che poi di rincorsa puoi arrivare e dare fastidio, però partire bene è fondamentale proprio nelle convinzioni e negli ambienti. Perché fossimo in altre piazze, in altre società, sono d'accordo con voi. Però secondo me la partita di giovedì è veramente, veramente importante, sia per la Juve Domo che per la Virtus Cusio. Andiamo a sentirci le interviste dopo. Virtus Cusio. Mister, nonostante la superiorità numerica nella prima parte del secondo tempo, non siete riusciti a ottenere quel gol che avrebbe potuto anche darvi la vittoria e poi una gestione della partita in maniera diversa. Sì, diciamo che la frase scontata è quella che il calcio è fatto di episodi. Noi abbiamo avuto 3 occasioni sullo 0-0 e non abbiamo saputo sfruttarle. Direi che la partita l'abbiamo tenuta bene sotto l'aspetto tattico e anche agonistico dei ragazzi. Siamo stati colpiti da questo colpo balistico di Bisesi. E quindi un episodio a favore loro ha fatto sorridere la Virtus Cusio, però per me è un rientro amaro dopo un po' di tempo che ero fuori dai campi, però spiace perché in fondo la partita l'abbiamo tenuta discretamente bene, anche con ripartenze efficaci. Ci è mancata la conclusione, la fase finale. Ecco, molto rimarico appunto soprattutto per le occasioni create nel primo tempo, 2 volte limpide occasioni davanti al portiere. Sì, lì purtroppo se non sei cinico il giusto per chiudere la partita, in queste partite qua, con un avversario di tutto rispetto, poi prima o poi purtroppo la paghi, perché è così, il calcio è fatto di queste cose. Prendiamo la bella prestazione dei ragazzi, perché comunque, ripeto, sotto l'aspetto dell'atteggiamento non ho nulla da dire, e ripartiamo sereni e tranquilli dal turno infrasettimanale, quindi convinti delle nostre forze, perché comunque stiamo lavorando bene e speriamo che arrivino altre soddisfazioni, insomma. Mister, una partita che non si era messa per il meglio, le occasioni nel primo tempo c'erano state, poi la squadra è rimasta in 10 uomini, però un gran gol di Bisesi vi ha regalato una vittoria importante, vittoria anche meritata perché le occasioni nel primo tempo soprattutto c'erano state. Sì, è stata una partita complicata, lo sapevamo, perché comunque la Cosa Tesa è una buona squadra, lo aveva già dimostrato anche nei turni precedenti. Noi avevamo ancora qualche ruggine da smaltire, abbiamo ancora un po' di tempo che ci occorre per limare le cose che ancora non funzionano benissimo. Abbiamo fatto, secondo me, una buona metà del primo tempo con alcune buone occasioni, alcune buone giocate. Abbiamo avuto qualche momento in cui abbiamo fatto più fatica ad interpretare la gara. Nel secondo tempo si era messa male con l'espulsione di Bonato, in una fase in cui non riuscivamo ancora a fare gioco come avremmo voluto. Poi, quasi paradossalmente, l'espulsione di Bonato ci ha messo maggiore carica e maggiore attenzione. Siamo riusciti a gestire quella fase della partita
meglio di quanto non avessimo fatto forse quella precedente, trovando gol credo meritatamente, sfiorando anche in un altro paio di situazioni la segnatura senza più rischiare nulla. Sono contento perché la squadra ha giocato una partita con il cuore, sofferta, lottando, e questo è importantissimo perché non si vince perché si pensa di avere dei buoni giocatori o tutto, si vince se si è squadra, se si ha l'umiltà di lavorare per tutta la durata della partita con grande attenzione. Oggi abbiamo fatto così, abbiamo vinto e questo è un passo molto importante anche in prospettiva futura. Anche perché è vero che è importante vincere con il gioco, però dopo due pareggi magari per il morale servivano soprattutto i tre punti quest'oggi. No, oggi erano importantissimi i tre punti, sia perché domenica scorsa ci eravamo lasciati sfuggire una partita che avevamo dominato, in cui non avevamo mai corso rischi e ci siamo fatti sorprendere nei minuti finali da un calcio d'angolo, a dimostrazione che non bisogna mai abbassare la tensione contro nessuno. Oggi che la squadra avversaria sapevamo ci avrebbe proposto delle difficoltà, abbiamo saputo soffrire quando era il momento in cui non eravamo così lucidi da poter tenere sempre noi in mano il gioco, e abbiamo secondo me anche concretizzato meglio diverse situazioni. Poi il gol non era venuto, è venuto con questa prodezza, con questo tiro di Bisesi che non è nuovo a questo tipo di prodezze di giocate. E credo che sia comunque, come dicevo prima, un auspicio importante perché poi adesso ci aspettano tre turni molto delicati e quindi vincere dà sicuramente maggiore fiducia e maggiore convinzione. Dunque abbiamo sentito le parole di Buonan. Prima di vedere anche le immagini del Piedimolera, diciamo di tre squadre davanti a tutti in promozione, c'è a vostro giudizio, comincio da Diego, una possibile sorpresa? Prima parlavamo della Biogliese che l'anno scorso ha un po' sparigliato le carte. Tra le altre, secondo te, chi è che può rompere l'uovo nel paniere, inserirsi, magari qualche Biellese stessa? Sì, la sorpresa potrebbe anche venire fuori. Se uno vede la classifica adesso, ci sono comunque il Domeletto che sta facendo bene, il Ponderano, il Bollengo, ci sono squadre e non bisogna comunque trascurare. Poi ci sono le solite conferme come la Romentinese, che comunque arriva sempre lì a lottare per il vertice, e altre, ma anche lo stesso Piedimolera, devo dire che comunque ha allestito un'ottima compagine che può ben figurare, per cui sicuramente qualche sorpresa salta fuori. Tony? Fuori. No. Tre basta. Non ci sono sorprese, non ci saranno sorprese secondo me. Hanno organici fuori categoria quelle tre, quindi non, no. Non Stresa, Juve, Domo, Virtus Cusio, secondo te, davanti secondo a tutte? Sì. Perfetto. Andiamo a vedere il Piedimolera, che un pochettino di rammarico ce l'ha per questo 0-0 con due occasioni clamorose nel finale, la traversa di Elka, poi quella incredibile fallita da Mattia Guntri al 92esimo in servizio. 0-0 è il risultato finale al termine dei 90 minuti in cui si sono affrontati Piedimolera e Bollengo. Se i primi 45 minuti sono stati abbastanza noiosi, nel secondo tempo la musica cambia, ma i padroni di casa non sono abbastanza lesti a sfruttare la superiorità numerica. Un primo tempo che infatti non regala particolari emozioni e le azioni degne di nota sono poche. Bisogna infatti attendere il 15esimo quando su contropiede Elka verticalizza per Guntri, che trova l'imbucata giusta, ma la sua diagonale sfiora il secondo palo. Al 25esimo punizione dal limite di Sapone, la barriera respinge ma la palla rimane lì e Porneala ci prova di prima mandando di poco a lato. Pochi minuti dopo, ancora il duetto Elka-Guntri sorprende la difesa ospite, ma la conclusione ravvicinata del numero 10 giallo-blu viene intercettata di piedi da Peirano. Durante la seconda frazione di gioco, i ritmi sembrano essere più alti e dopo tre minuti la squadra di casa ha una buona occasione. Lancio di salta la macchia per Pasin, il quale entra in area piccola e a tu per tu con l'estremo difensore giallo-verde prova a sorprenderlo sul suo palo, ma Peirano non si fa ingannare. Nei minuti seguenti, prima Porneala per il Bollengo e poi Ferrara per il Piedimolera tentano il tiro dalla lunga distanza, mancando la porta di un soffio. I gialloblu sono più aggressivi e al 23esimo Guntri viene atterrato da dietro da Tishimbangu, il quale viene espulso a causa del fallo da ultimo uomo. Ancora Piedimolera al 31esimo con un calcio piazzato di Ferrara per Fagnoni, che svetta da solo ma manca di poco la sfera. È il 40esimo quando i padroni di casa vanno vicini al gol con Elka, che in area tenta la girata, la quale si infrange sulla traversa e Pinna di testa non riesce a ribadire in rete.
Sul finale Guntri si mangia letteralmente il gol della vittoria, facendosi ipnotizzare dal portiere avversario e lasciando il risultato sullo 0-0. Mattia è un amico, però chiedo se al posto di Guntri la partita della... Anzi, facciamo così, se mercoledì sera Bini al 92esimo sbaglia il gol vittoria contro l'Accademia, così il giorno dopo porta le paste, anzi per una settimana? Sì, porta le paste, però il gesto tecnico non si giudica mai, può succedere veramente in tutte le categorie. No, questo sicuramente, però dico, porta le paste per 10 giorni? Sì, sì, sì. E se lo fa Andreoli? Ah, dominazione, eh sì. Tutto l'anno, tutti i mercoledì porta le paste. Abbiamo visto appunto questo 0-0 del Piedimulera, che può essere forse una squadra outsider, abbiamo detto secondo voi tre soprattutto, però Piedimulera, se dovesse esserci il margine della differenza di punti, Sala ha detto noi puntiamo alla salvezza, ricordiamo che la quarta e la quinta vanno ai playoff, allora vi chiedo chi è che può arrivare ai playoff, Romentinese, Una Biellese, Piedimulera? A Piedimulera e Romentinese sì, possono puntare alle posizioni di vertice. Il problema sta sempre per i playoff a fare a quel gradino dei 10 punti, esatto. Certo. Diego? Sì, concordo. Anche il discorso che dicevo prima era che comunque la sorpresa la vedo che comunque le altre squadre possono comunque essere arbitre, perché magari di questo campionato negli scontri con le prime tre, sono un gradino sopra, però possono nei playoff possono anche prenderlo queste, se hanno continuità, ecco, di cammino. Le interviste del dopo partita di Martina Tomola. Ma io penso che abbiamo fatto un buon primo tempo, perché giocavamo contro una squadra ben organizzata che aveva 6 punti in classifica, non aveva preso un gol fino adesso, con dentro alcuni giocatori di esperienza. Noi abbiamo tenuto benissimo il campo creando poche occasioni, però qualcosa abbiamo creato nel primo tempo. Poi dopo tirerei via il forse meritavamo un risultato pieno, perché sicuramente meritavamo un secondo risultato pieno, perché nel secondo tempo abbiamo creato molte occasioni, siamo stati un po' sfortunati in alcune circostanze, tipo il rigore che per pochi millimetri non ci è stato dato su Guntri quando ha fatto fallo da ultimo uomo, tipo la traversa di Elka, tipo qualche imprecisione magari in 3 o 4 occasioni che siamo arrivati a calciare dentro l'area e non abbiamo concretizzato. Quindi direi un complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto vedere in campo, e speriamo magari in qualche altra occasione dove creiamo qualche cosa di meno di raccogliere qualche cosa di più. Cos'è mancato, quel pizzico in più per appunto portare a casa i 3 punti? Secondo me non è mancato niente, abbiamo giocato circa un 20-25 minuti di superiorità numerica quando noi stavamo già giocando praticamente con 3 punte, come avevamo una punta diciamo tra virgolette nascosta nel primo tempo, una più decisamente con caratteristiche offensive nel secondo tempo, infatti i risultati si sono visti, superiorità numerica forse, se vogliamo cercare il pelo nell'uomo dobbiamo far girare un attimino di più la palla, però direi che le occasioni le abbiamo create, quindi il rammarico, se vogliamo dire, è un po' di imprecisione, un po' di sfortuna che a calcio, chi gioca a calcio sa che qualche domenica capitano queste giornate. Quest'oggi non l'abbiamo vista in panchina, quando potremo rivederla accanto ai suoi giocatori? Mercoledì, perché praticamente c'è stata questa squalifica fittizia di 5 giorni per un'incomprensione tra l'arbitro e il suo assistente, la squalifica è stata ridotta a 5 giorni simbolici. Parlando della partita, durante il primo tempo una squadra, abbiamo visto la vostra squadra molto impostata, ma non è riuscita a concretizzare le occasioni che ha avuto. Durante il secondo tempo invece siete calati. Sì, sicuramente abbiamo fatto un buon primo tempo con delle buone ripartenze, abbiamo rischiato praticamente niente, prendevamo solo sti lanci lunghi dalla loro difesa, ma tutto sommato non abbiamo concesso molto. Poi il secondo tempo, comunque avendo fatto una preparazione molto pesante, le gambe incominciavano a non andare più, abbiamo un pochino arretrato, loro hanno preso coraggio, ci hanno messo un pochino in difficoltà in qualche situazione casuale, poi c'è stata l'espulsione che comunque ha condizionato un pochino la prestazione sotto il punto di vista offensivo, ma ha dato ancora un pochino più di energia sotto il punto di vista difensivo e abbiamo tenuto. Abbiamo concesso l'ultima occasione a tempo scaduto, ma per fortuna abbiamo un gran portiere e ci ha fatto portare a casa un buon punto. Dunque, facciamo una cosa, andiamo adesso in pubblicità, poi ultima parte dedicata alla prima categoria. Eccoci qui per parlare di prima categoria all'insegna in questo momento di Suno e Accademia. Io chiedo subito a Tony, l'abbiamo detto anche nelle prime puntate Dilettanti per Dire, ci sono queste 3 squadre un po' come in promozione, no? Accademia,
su uno e Fomarco, che tutti gli addetti ai lavori danno in pole position. La tua Castellettese può occupare il quarto gradino di questa griglia di partenza? Ma sì, me lo auguro, certo. Il gruppo è un gruppo importante. Daniele, ho trovato davvero 20 giocatori disponibili al lavoro. Credo di averli fatti lavorare fino ad oggi abbastanza duramente e non ti dico che puntiamo a questo quarto posto, però se puntano altre squadre che secondo me sono alla nostra portata, è giusto che ci puntiamo anche noi. Il discorso di 10 punti che facevi prima alla promozione, riferimento alla promozione, ti preoccupa? Eh sì, un pochino sì, mi preoccupa, certo. Perché effettivamente, se guardiamo già la classifica, 9-9-7, poi c'è Briga che avete battuto ieri, già un pochettino di forbice c'è già. Assolutamente sì, ma l'ho già pagato anche l'anno scorso con il San Rocco e sì, questo gradino è uno scoglio, assolutamente. Diego, voi sperate che il Suno vada più avanti possibile, magari alzi al cielo la coppa, o il Suno Fomarco, perché vorrebbe dire che insomma il campionato posso anche vincerlo, ma in quel caso vincerebbe la seconda, sarebbe promossa, no? Ah beh, certo, no. Puntiamo, speriamo anche in quello, auguriamo un lungo cammino. Chi è che temi di più delle due, Suno o Fomarco? Ma diciamo forse un gradino soprattutto il Suno, perché ha fatto un mercato importante, una squadra blasonata e l'ha dimostrato in questi anni. Che tra l'altro, scusa se ti interrompo, sarà anche galvanizzato dal ritorno a casa, cioè, o meglio il ritorno ad essere operativo del suo patron Giuseppe Antonioli proprio nella giornata di oggi, quindi potrebbe essere un ulteriore stimolo, no, questo? No, comunque nessuno l'ha dimostrato in questi anni, una società che probabilmente merita anche altre categorie, l'ha dimostrato in questi anni quando ha comunque investito molto e ha vinto anche sul campo, per cui è la rivale più attrezzata. E il Fomarco comunque ha un buon organico e una coppia davanti senza eguali, per cui io le metterei tutte e due, ecco, un gradino sopra. Tony, tu alleni una piazza importante, perché la Castellettese ha fatto 7 anni, se la memoria non mi inganna, consecutiva alla Serie D, viene da stagioni un poco poco fortunate che sono concise poi con la retrocessione. Hai già fatto tornare la voglia al presidente Giuseppe Gentile, lo diciamo tante volte ma io non mi stanco di ripeterlo, averne di Gentile nel nostro calcio, Tony? Sì Dani, ho trovato, ti dico, un ambiente sereno e sano nonostante la retrocessione avvenuta. Ci sono poche persone tra dirigenti, accompagnatori, chi lavora al campo, però quelle poche persone sono davvero appassionate di calcio ed è comodo per noi tecnici lavorare in un certo ambiente, ecco. Quando c'è la passione per il calcio c'è davvero tanto. Quanto ti piacerebbe giocare sul sintetico che hai nel campo d'allenamento? Perché ho visto le condizioni del campo domenica scorsa, no, la prima giornata contro il Suno proprio, mi sembrano disastrose. Sì, diciamo che non è perfetto come quando facevo la Serie D Castelletta, però non è neanche bruttissimo. Adesso pian piano hanno rizzollato, riseminato qualcosina e più di un buco è stato tappato. L'altro d'allenamento è un pochino corto con le misure, però per allenarsi è un ottimo campo, hanno fatto un'ottima struttura. Pochi ma buoni a Castelletto, mentre l'Accademia, poi ci vediamo la parte del Suno, a livello societario mi sembra che abbia un gruppo importante, lo hai detto prima, tanti transfughi, passami il termine, dal Borgomanero, sì. L'unione fa la forza e quindi anche la bontà di un progetto si vede dai numeri, sì. Dal consiglio, quando ci sono le riunioni del consiglio che sono in tre, da un certo punto di vista è più snello, le decisioni che prende solo uno, però quando ci sono 10, 12, 13, 14 consiglieri che contano e che ci credono, forse è un vantaggio. Sì, anche perché quello potrebbe essere un po' la nostra forza di questo momento e soprattutto per sottolineare un gruppo di dirigenti, di amici, di appassionati, tutti sullo stesso piano, ognuno con il suo ruolo. E così che penso poi se i risultati arriveranno avremo ragione, però così sicuramente si può lavorare con serenità e con profitto, ecco. Il risultato più strano della domenica, siete d'accordo con me, questo 3-2 della Virtus Vira contro il Valestrona, tu insomma io credo che il Valestrona si aspettasse un inizio di campionato un po' diverso, qualcuno diceva che potesse essere un po' la sorpresa, un punto solo in 3 giornate, tanti 4, 3, 7, 7 gol presi, un po' di fatica la sta facendo, è vero che non è promossa ma ha un organico importante, quindi penso che non saranno molto contenti
i fratelli Morandi, Tony e poi Diego? Ma non so, strano, cosa intendi per strano? Non credo che Gravellona ti regali niente. La Virtus Villa ieri la sconfitta, dico. Ah, no, sai, 3-2, sai. Sì, pareggio al 92esimo, prendi gol al 94esimo. Vero, poi l'episodio fa la differenza, però in questo girone partite facili, credimi, non ce n'è neanche una, nessuna. Diego? Sì, penso anche che comunque non debba ingannare la classifica, nel senso che ha un punto in classifica, ma... la possibilità di rifarsi, anche perché basta poco poi a perdere una partita, l'occasione di rifarsi ce l'ha da subito, poi mi sembra che adesso ci siano anche già, a parte il nostro sconto, altri sconti diretti importanti, mi sembra che la Roma deve giocare con Fonmarcus 1, per cui la possibilità di risalire c'è anche per chi magari non è partito benissimo. Andiamo a vedere la vittoria del Suno a Feriolo. Terza partita e terza vittoria per il Suno, che supera per 2-0 il Feriolo. Il primo sussulto del match al sesto, tiro di Asero, Tassini, plastico in tuffo, blocca. Al diciottesimo, Guidetti in ritardo su Maugeri, per lo russo di Novara e rosso diretto, i padroni di casa in 10 uomini. Feriolo in 10, ma Feriolo vicinissimo al gol al 32esimo, con Tumolo, Ramazzotti, provvidenziale, devia sulla traversa e mantiene la sua porta inviolata. Nella ripresa, dopo due minuti, ospiti in vantaggio, cross meraviglioso di Giordano per Asero, che al volo infila l'1-0. Al quinto, Feriolo vicinissimo al pari, angolo di Tarallo, Ramazzotti non trattiene e Toniella per poco non ne approfitta. All'11esimo, punizione di Tarallo, deviazione volante di Tumolo, Ramazzotti attento e blocca. Al 30esimo il raddoppio del Suno, appena entrato Pasquino raccoglie palla al limite dell'area di rigore e trova una traiettoria imparabile per Tassini. Al 42esimo il Feriolo prova a riaprirla, Pirozzini per Tumolo, Ramazzotti risponde da campione e respinge. Finisce 2-0 per il Suno sul campo del Feriolo. Insomma, diciamo ricorazzata a Suno, però le immagini testimoniano che non è mica stata così semplice vincere a Feriolo contro una squadra che, specialmente sul suo campo, può mettere in difficoltà chiunque. Tumolo è andato vicinissimo al gol due volte, ha fatto un miracolo a Ramazzotti. Non è così scontato, come dicevate prima, no? In questo campionato, anche voi che avete vinto 3-2 a 5 minuti dal termine sul rigore a Premosello, cioè, anche la favorita va sul campo di una squadra magari di media bassa classifica e deve sudare per vincere, Diego, no? Sì, non ci sono partite facili e forse secondo me alla fine la spunterà chi riuscirà ad avere maggiore regolarità e a vincere partite che sulla carta potrebbe rischiare di non vincere, nel senso che il Feriolo poteva anche raddrizzare la partita, come anche per dire noi, perché ci siamo fatti agguantare sul 2-2 e siamo riusciti ad arrangiarla. Però, ecco. Tu hai già affrontato il Suno, che squadra hai trovato, Tony? Una squadra che ci ha messo in difficoltà sotto tutti i punti di vista, tecnico, tattico e fisico soprattutto, qualità a vendere. Andiamo a sentire le parole di Cerruti, di Willy Tamborini e il microfono di Daniele Bagnati. Ma è dura commentare questa partita e questa sconfitta, una partita che sicuramente è stata condizionata dall'espulsione, giocare 75 minuti in 10 è sicuramente difficile, è ancora più difficile giocarlo contro una squadra forte come la Sunese. Diciamo che ce l'abbiamo messa tutta per portare a casa un risultato positivo, non ce l'abbiamo fatta, pur rendendo anche qualche grattacapo agli avversari. Diciamo che non è stata la miglior domenica dell'arbitro, ecco. Comunque la tua squadra l'ho vista messa bene in campo, alla mezz'ora ha avuto anche la palla gol con Tumolo, con la traversa. Sì, la partita Mister Tosi l'ha preparata benissimo, io penso che 11 contro 11 potevamo dire la nostra, poi sicuramente la Sunese è una squadra attrezzata per un altro campionato rispetto a quello che dobbiamo disputare noi. Però avremmo avuto le nostre chance in 11 contro 11. Accettiamo il risultato del campo, andiamo avanti e vediamo di trarre spunto e trarre insegnamento da partite come questa. Terza partita, terza vittoria, questo Suno ha iniziato nel miglior modo possibile il campionato. Sì, siamo molto contenti perché temevamo molto questa trasferta, campo molto difficile, con difficoltà oggettive, squadra molto chiusa che ti crea chiaramente dei problemi. Abbiamo avuto un primo tempo in cui siamo stati troppo per vie centrali e questo ha favorito la difesa. Secondo tempo, già la prima azione siamo riusciti ad andare sull'esterno e a quel punto abbiamo aperto. Chiaro, dopo aver segnato, la partita ha preso una piega più semplice e ci ha permesso di giocare meglio.
8 gol fatti, 0 subiti, è il Suno la favorita per questo campionato? Ma non so, non è questo il nostro problema. Il nostro problema è andare in campo, cercare di divertirci giocando bene. Sappiamo di far contento il nostro presidente, che in questo momento lo stiamo aspettando con tutto il cuore, e gli dedichiamo a lui queste vittorie. Adesso mercoledì il campionato prosegue, ricevete la visita della Navassese. Sì, una squadra che conosciamo bene perché l'abbiamo già incontrata quando eravamo in seconda, l'altra prima, insomma, siccome questa è la prosecuzione di quel cammino là, sappiamo che è una squadra con valore, una squadra difficile, ci prepareremo sicuramente bene e speriamo di continuare a fare quello che stiamo facendo. Queste dunque le parole di Cerutti, da Suno al Fomarco, vittoria nella ripresa con il tandem prima testa, Margaroli in servizio. Finisce 0 al comunale di Pieve Vergonte tra Fomarco e Romagnano in uno scontro duro che ha vinto alla fine la squadra di casa a primeggiare. Nel primo tempo poche occasioni da gol, le prime arrivano al 29esimo con il tiro di Broggio dopo la finta su Nino e la parata di Aglioli. Al 32esimo ancora Romagnano pericoloso con la punizione di Marome dalla lunga distanza di poco a lato. Al 43esimo si fa vedere il Fomarco con la prima reale occasione da gol per Margaroli, che su calcio da fermo supera la barriera ma non trova la porta. Al 44esimo punizione di Bellomi, che trova Broggio, fortunato il controllo e col tacco sfiora un numero incredibile e va vicino all'1-0 nella ripresa. Dopo appena un minuto è prima testa ad andare vicino alla marcatura con il suo destro, che viene però parato. Al 5° minuto punizione di Margaroli, il colpo di testa di Nino però è centrale. Al 13esimo ancora Margaroli, protagonista, che spizza per prima testa, che col destro alza troppo la palla sopra la barriera. Nella ripresa appunto è il Fomarco a fare più la partita, ancora Margaroli che entra in area di rigore ma col destro non trova la porta. 10 minuti dopo però arriva la marcatura, ripartenza del Fomarco, Margaroli vince un duello atletico, rota, assiste prima testa che supera difensore e portiere e insacca l'1-0. Fomarco si porta in avanti il Romagnano per pareggiare la partita, ma è il Fomarco a trovare la seconda marcatura nel recupero con Margaroli, che su calcio di punizione supera la barriera e firma il 2-0. Al 49esimo ancora Margaroli avrà la possibilità di firmare la sua doppietta personale con il sombrero e il tiro al vero, ma questa volta Peracimi è bravo nella risposta e a dire no. Dopo 5 minuti di recupero si chiude la partita sul risultato di 2-0. Abbiamo dunque visto la vittoria del Fomarco targata Margaroli prima testa, abbiamo incensato Margaroli prima testa, Andreolli, però anche tu stai bene con Bini, ieri tripletta. Riccardo, magari pochi conoscono perché giocava dall'altra parte in Lombardia, però insomma bel colpo del direttore sportivo Pino Gallo. Assolutamente sì, complimenti al direttore, Riccardo è molto bravo, un giocatore che finalizza sempre molto bene. Ha un pochino più di difficoltà quando deve giocare con gli altri, ma come finalizzatore e stoccatore negli ultimi 20 metri ha movimenti da capocannoniere del girone. Chi è che lo vince il capocannoniere? Spero che lo vinca lui, spero che lo vinca Riccardo. Se lo dovesse vincere, insomma, vorrebbe dire che la Castettese è in alto. Certo, assolutamente sì. Invece lui spera ovviamente che lo vinca Andreolli. Anche Bologna è doppietta. Farei la firma, non vincere che faccia meno gol, ma decisivi. Ok, tu dici, vincere pure a Vini campionato, il capocannoniere, però l'importante è che vinca. E vinca l'Accademia. Bravo Diego, in effetti penso che lo firmeresti questa cosa, Tony? Ma sì, guarda, però l'anno scorso ti dicevo io il capocannoniere, bene o male, comunque secondo posto capocannoniere vuol dire che arrivi davanti, c'è un giocatore che fa 22, 21, 23 gol, vuol dire che sei almeno nei primi 4-5 posti. Che i bomber fanno la differenza. Le interviste di Fomarco Romagnano. È stata una gara, secondo me, e questo anche legato al fatto che probabilmente stiamo salendo anche un po' di condizione e stiamo recuperando tutti, il fatto di forse la miglior gara che abbiamo giocato fino adesso sotto l'aspetto dei ritmi. Nel primo tempo non abbiamo creato tantissimo perché sono stati bravi loro a darci pressione, ma già come era capitato la prima gara col Vogogna, così tanto corri per un po' umanamente, e quindi direi che il secondo tempo, nonostante abbiamo fatto il gol dell'1-0 a un quarto d'ora dalla fine, ma avessimo già avuto una serie importante di occasioni per andare in vantaggio.
7 punti su 9 disponibili in questo inizio di campionato, come giudichi la partenza dei tuoi? L'impatto è stato giusto, di grandissima applicazione da parte di tutti. Il nostro problema in questo momento è che c'è il gruppo storico, quello per capirci della retrocessione, che arriva da 4 anni dove il nostro gioco era diverso, quindi giocavamo per salvarci, dovevamo leggere certi tipi di situazioni. Adesso che comunque dobbiamo andare a giocare 30-35 metri più avanti, stiamo facendo un po' fatica a trovare i meccanismi, ma già oggi, ti ripeto, abbiamo fatto secondo me un passo avanti importante, aiutati da quelli che arrivano da risultati importanti in prima categoria negli ultimi anni. Secondo me a brevissimo saremo molto simili alla squadra che voglio io. Mister, vi siete battuti fino all'ultimo, cosa è mancato? Allora, innanzitutto noi oggi siamo venuti qua con la speranza di portare a casa almeno un punto, visto che comunque avevamo 6 defezioni, di cui 5 giocatori importanti. Secondo me quello che ci è mancato è l'affondo davanti, non siamo riusciti tanto a concretizzare, anche se il primo tempo secondo me abbiamo tenuto bene il campo e anche il secondo tempo fino al gol siamo stati uniti e ci avevamo creduto fino al settantesimo di riuscire a portare a casa quantomeno un punto. Ci abbiamo provato ancora alla fine creando 3-4 palle inattive, però credo che comunque il Fomarco ha avuto 4-5 occasioni importanti, quindi alla fine abbia legittimato il risultato, anche se sul piano del gioco secondo me non c'è stato un abisso come dovrebbe essere, visto comunque le due, cioè noi siamo nettamente, dovremmo essere quantomeno nettamente inferiori a loro, anche a livello di budget non c'è nessun giocatore che prende rimborsi, spendiamo zero. E credo che questa partita ci possa essere d'augurio per il proseguo del campionato. Non abbiamo menzionato la Rona. Può inserirsi tra le tre? Tu hai detto, dici in promozione. Promozione. Può inserirsi? Sì, la prima categoria già è diversa. Prima categoria tra Briga, Rona e qualcun altro potrebbero anche andare a ridosso delle tre. Non ti dico di arrivare seconda o prima, però andare a ridosso ci si può andare. Anche perché, Diego, la Rona sostanzialmente, a parte un paio di defezioni, è il gruppo dello scorso anno dove ha inserito anche dei giocatori importanti che avevano vinto il campionato a fondo torce, quindi in teoria si è potenziata. Poi in realtà le prime due giornate aveva perso, ieri ha fatto una bella vittoria. Sì, sì, però il campionato è lungo, magari è partita male, però la squadra è forte, può tranquillamente, poi come dicevo prima ha due scontri mi sembra brevi diretti, per cui se li vince può tranquillamente rosicchiare punti e scalare classifica. Comunque oltre alla Rona, ripeto, anche il Briga come lo stesso Castelletto possono dar fastidio, assolutamente sì. In seconda categoria sta facendo molto bene la Grano, che ieri ha vinto e quindi è prima in classifica da neopromossa, una squadra che tra l'altro segna tantissimi gol, c'è stata la prima vittoria dell'Interfarmaci, la vittoria dell'Armeno in trasferta per 3-0, la vittoria prima della Volontà Assume, insomma anche questo è un campionato decisamente equilibrato e abbastanza interessante, con tante squadre che possono dire la loro in chiave playoff e in chiave vittoria del campionato. Dicevamo che mercoledì e giovedì c'è il turno in par settimana in eccellenza promozione prima, c'è lo scontro al vertice, l'ultima domanda è: cosa può fare la differenza nella vostra partita in Castellettese Accademia? Il gruppo, la convinzione del gruppo, questa vittoria ci ha dato morale e proviamo ad andare a fare punti anche a Romagnano contro l'Accademia, anche se loro sono partiti fortissimo, ma noi proviamo a giocare a calcio. Diego? Sì, dico anch'io il gruppo, perché si gioca in 11 e che l'importante è che ci sia il giusto apporto da gente esperienza come il Marcello e il Bomber davanti a quelli più giovani che devono dare il loro apporto. Perfetto. Solo così si può. Perfetto, io ringrazio come sempre Antonio Tonarico, grazie Antonio. Grazie a te, buona serata a tutti. Grazie anche a Diego De Giuliani che ha esordito qui nei nostri studi, grazie Diego, alla prossima. Senz'altro, grazie, buonasera a tutti. E Dilettanti per Dire torna lunedì prossimo, come sempre, anzi no, ho detto una stupidata, perché Dilettanti per Dire torna venerdì in puntata speciale dedicata al turno infrasettimanale, quindi venerdì alle 20:35, non perdete Dilettanti per Dire. Alla prossima.